Siamo con Patrizia Sferrazza, responsabile Shell Italia per le relazioni esterne. In questi giorni Shell ha concluso uno scenario energetico, ci può dare qualche anticipazione? Sì, Shell ha appena rilasciato i suoi scenari energetici al 2050, questa è una tradizione del gruppo che va avanti da più di 40 anni e sono delle previsioni su come potrà evolversi il settore dell'energia. Non sono dei forecast, ma sono soltanto il descrivere come il sistema potrà evolversi. La differenza rispetto al passato è che l'energia non è più un settore solo per gli addetti ai lavori, quindi per poter vedere le possibilità e come il mondo dell'energia si può evolvere, bisogna guardare un po' a tutte le evoluzioni che ci sono a livello sociale, politico e anche economico nel giorno di oggi, quelle che vengono definite le turbolenze. Siamo in un mondo di turbolenza, la crisi economica, cambiamenti impattanti a livello politico e sociale. Fondamentalmente i due scenari prevedono uno scenario più di coesione a livello internazionale, dove dall'alto si riesce a dare una strategia integrata tra i diversi paesi, è uno scenario dove invece proprio i singoli paesi e le singole forze, il popolo anche dal basso, potranno influire. I due scenari prevedono un mix energetico diversificato, in uno il gas potrà giocare un ruolo fondamentale, nell'altro sarà più invece il petrolio unito al fotovoltaico con piccoli progetti. In entrambi gli scenari comunque gli idrocarburi tradizionali continueranno a giocare un ruolo importante. Gli idrocarburi saranno sempre al centro delle strategie energetiche mondo. L'Italia adesso ha un patrimonio da usare. Come vede Shell la situazione italiana? Per il gruppo Shell l'Italia è un mercato molto importante, se guardiamo un po' al panorama europeo l'Italia è uno dei pochi paesi in cui esiste ancora un potenziale di idrocarburi da sviluppare. Parliamo sia di mappatura di quelle che possono essere le risorse energetiche italiane, dove tanto può essere fatto anche nell'esplorazione di idrocarburi, quindi non tutto il potenziale è ancora conosciuto, e poi nella produzione. Recenti dati anche del Ministero dello Sviluppo Economico dicono che comunque facilmente l'Italia potrebbe aumentare il suo potenziale di sviluppo da un 10% della produzione attuale fino a un 20%. Riteniamo quindi questo un mercato importante nel quale siamo disposti a contribuire col nostro patrimonio di tecnologia e di know-how, e nel quale appunto servirebbe veramente mettere in mano un po' al rilancio degli investimenti nel settore upstream, al momento un po' bloccati. A livello mondo abbiamo sentito parlare dell'Alaska, cosa ne pensa Shell, dove state andando e quali sono gli scenari prossimi? Gli idrocarburi continuano a essere un business importante per il portafoglio di Shell nel gruppo quindi tutti i progetti in questa direzione sono per noi fondamentali. Sicuramente un ruolo rilevante rispetto all'olio continuerà a assumere il gas, che già nel 2012 ha visto una produzione nel portafoglio Shell maggiore rispetto a quella dell'olio. Lo sviluppo appunto di grandi progetti come anche quello che citava lei nell'Artico è sicuramente rilevante. Questi sono progetti dove serve una capacità tecnologica e anche di comprensione della realtà locale, degli interlocutori locali e delle sensibilità locali notevole, quindi sono progetti che devono andare avanti con molta cautela. Le potenzialità sono enormi e quindi sono progetti che vanno sviluppati e bisogna prendersi il giusto tempo e il giusto sviluppo tecnologico per poterli portare avanti. L'argomento centrale adesso anche a livello energetico è lo shale gas. Qual è il rapporto di Shell a questa tecnologia? Un tema veramente interessante perché va un po' al cuore delle nostre competenze. Sicuramente lo sviluppo di tutti gli unconventional, quindi anche del gas non convenzionale, richiede tecnologia e standard tecnologici di sicurezza ambientali di alta qualità, e in questo siamo impegnati. Riteniamo che il gas possa giocare un ruolo sostanziale nel portafoglio degli idrocarburi e sicuramente lo shale gas giocherà un ruolo centrale. A livello europeo anche si stanno delineando degli scenari interessanti, ora stiamo aspettando un verdetto a livello Europa su come procedere sul fracking. Voi state interessando a qualche settore in particolare?
Ma sicuramente tutti i dibattiti che ci sono a livello europeo sono davvero interessanti, si capisce che è un tema da guardare con attenzione, riteniamo che sia un tema sul quale intervenire in modo proattivo, magari definendo degli standard di qualità e di selezione degli operatori elevati, ma che non sia quello di operare delle moratorie la soluzione a questo problema. E, a livello europeo sicuramente il ruolo dello shale gas sarà diverso e deve considerare degli aspetti anche solo di paesaggio differenti da quello ad esempio degli Stati Uniti, riteniamo che vada sviluppata e considerato con attenzione, ma guardando ancora al nostro paese, all'Italia, riteniamo che esistano una possibilità di sviluppare gli idrocarburi convenzionali che probabilmente ci vede pensare a shale gas su uno scenario molto più a lungo termine, non di sicuro di questi tempi. Abbiamo visto gli scenari energetici a livello mondo di Shell e le potenzialità dell'Italia, però Shell investe molto anche nello sviluppo sostenibile, ci può dare qualche aggiornamento? Sì, sviluppare, guardare all'energia del futuro, alla sostenibilità è un tema a cui Shell tiene molto, quindi appunto non è solo idrocarburi, si guarda certamente a questo tema da un punto di vista ricerca e sviluppo, dove ad esempio abbiamo grandi progetti nei biocarburanti e nei biocarburanti di seconda generazione, ma anche educazione dei giovani. In questo senso il progetto Shell Eco Marathon, la più grande gara di mobilità sostenibile dal 1985, è una gara in cui 3.000 studenti provenienti da 220 paesi sono coinvolti per lo sviluppo di prototipi che hanno l'obiettivo di percorrere la maggior distanza possibile consumando la minor quantità di carburante equivalente. Sono record da fantascienza, 4.800 km percorso con l'equivalente di un litro di carburante. Oggi la manifestazione vede due tipologie di veicoli che possono competere, i veicoli futuristici oppure dei prototipi più simili a delle city car, i cosiddetti urban concept. Questo proprio perché dal 2003 una maggiore sensibilità alla mobilità su strada, anche la manifestazione si è evoluta introducendo questa nuova categoria e spostandosi poi da una manifestazione su circuito a una manifestazione che oggi viene corsa su un percorso cittadino nella città di Rotterdam, e l'appuntamento è per il prossimo maggio a Rotterdam. Bene, allora noi saremo lì sicuramente e ci aspettiamo anche che Shell continui a essere la mobilità Ferrari per noi, no? È un marchio. Certo, Ferrari è ormai una partnership che ci accompagna da più di 60 anni e questo sarà anche il futuro. Grazie.